Ciao ragazzi, ciao a tutti e ben ritrovati su Mucchio TV. Io sono VG Future, siamo ancora su Red Dead Redemption. Nella scorsa puntata abbiamo visto che John è stato raggiunto finalmente dalla moglie e dal figlio. C'è stata questa riappacificazione, diciamo così. È stata pure la puntata dove abbiamo visto lo zio che ha subito, insomma, quel rapimento e l'hanno praticamente bruciato proprio tutta la schiena, praticamente, e l'hanno fatto arrosto. Comunque, in questo momento sono le 9:25 del mattino e noi cominciamo subito a leggere i primi commenti del video scorso. Allora, salutiamo Coca e Cola, poi ci sta Francesco che dice: complimenti per la serie, è sempre un piacere seguirla, è un piacere mio che voi la seguite, Francesco. Poi c'è Stefano: molto bella la scena con il ritorno di Abigail e Jack, assolutamente sì. Spaventapasseri, colui che crede nella causa. Ci sarebbe un DLC che spiega cosa sia successo tra Colm O'Driscoll e Dutch, magari con personaggio giocabile Dutch oppure Colm, ma è improbabile, oppure Osea. Comunque i commenti stanno davvero aumentando, non lo so. Comunque a me farebbe, mi fa molto piacere che voi commentate. Per quanto riguarda il DLC, non lo so, di solito la Rockstar è sempre molto stupisce, cioè non è mai ovvia nelle cose che fa, e io credo che rilascerà un bel DLC e spero ovviamente che sia quella là della rimasterizzazione del primo episodio. Quello sarebbe veramente una cosa grossa, però staremo a vedere. Poi ancora c'è Fortunato che dice: l'unica cosa che nel tuo canale non sta crescendo sono i dislike. Insomma, ogni tanto qualcuno c'è, e in effetti un motivo c'è. Un saluto da Mileto, provincia di Vibo Valentia, visto che salutare dal proprio luogo di origine va di moda nei commenti. Grazie. Poi Ultimo Impero: un uomo con quelle scottature probabilmente morirebbe, assolutamente sì. Allen972: ciao gamer, ipotizziamo che tu scarichi League of Legends. Ah, questo è un commento dell'altro video. Un saluto comunque pure ad Ale. Poi ci sta Antonio Garozzo: ciao VG, due domande, quali munizioni usi per Dead Online, veloci, express, eccetera eccetera, e quali carte abilitavi? Complimenti per i video, grazie, un saluto da Catania. Allora, le carte proprio non me le ricordo, però per quanto riguarda le munizioni le cambio a seconda delle situazioni e dell'arma che ho, ovviamente, eppure dalle munizioni che ho in quel momento, perché magari le ho finite e quindi adopero quelle che mi rimangono. Comunque quelle express e veloci, diciamo, se posso le utilizzo. Poi ancora Gaetano: secondo me gli Skinner sono un tantino incompresi, al povero zio volevano solo curargli la lombalgia. Probabilmente. Poi c'è Dafger91: un saluto dalla Svizzera, è un piacere vedere i tuoi. Madonna, dalla Svizzera, mi fa tanto piacere che mi seguite addirittura da fuori dall'Italia. Poi Alessandro: bei video come sempre, povero zio, stavano per farlo alla brace, il ritorno di Abigail molto commovente, grazie per il saluto. Visto è spuntato il pollaio nel finale, per dormire nella stanza di John devi fare attenzione a dove ti metti, il viaggio rapido e il comando per dormire sono troppo vicini. E questa cosa qui, Alessandro, l'ho notata non solo nella casa di Jack, ma pure nell'altro accampamento. Stanno troppo vicini, i trigger per attivarli stanno troppo vicini. Gabriele Amore: minchia se sono tutti tosti gli Skinner, comunque preferisco John ad Arthur, sono per la sua voce roca da fumatore incallito, cappello sempre al top. Grande Gabriele. Andrea che dice: ma Giuseppe, secondo te è troppo una GTX 1080? Ah, questo era... ti ho risposto già, comunque ti saluto pure a te, Andrea. E poi abbiamo Ale che dice: bellissima questa missione dove costruiscono la casa. Eppure questa qua era della scorso video, però non l'avevo letto perché l'hai scritto dopo che avevo letto i commenti. Comunque, qua intanto c'è Gianni nel suo campo coltivato. Bel campo coltivato, lo tengono abbastanza bene. Allora, come ho detto la scorsa volta, c'erano due missioni. Una con Abigail Roberts, Abigail ha bisogno di parlarti, e poi c'è l'altra con Jack Marston. Allora facciamo quella là con la mogliettina, perché ovviamente è tornata, che cavolo, un po' di tempo insieme è giusto che lo passiamo, quindi facciamoci questa corsa fino ad Abigail. Noto tra l'altro che a differenza dell'accampamento qui si può correre, questa è una cosa fortunatamente che è buona. Allora, Abigail dovrebbe stare all'interno della casa in linea teorica, quindi giriamo di qua. Ok, vediamo. So you happy? I think so.
And I did good? You did good. So, am I forgiven? Never. You are a hard woman. Ma! Pa! Come out here! Sadie, you're alive! John, it's... Sadie Adler. Well, how'd you know she was... I saw her. I'm so happy. I'm so happy. Come on. But tell me about you, darling. All armed to the teeth like that. I'm a working woman, Abigail. I'm a bounty hunter, bodyguard. I protect the gold prospectors up in the hills. I'm thinking of starting my own transportation business. I was thinking maybe if John wanted to earn some money. My husband, he ain't looking for that kind of work. I took on a lot of debt when we bought this place. And you're working for her to pay it off? Yes, sometimes I was. But I thought we said no more of that. No, you said that. What else am I gonna do? I'm a goddamn man. It's legal work, Abigail. And I never got killed. It's hunting down fools for the government. Easy. Even Jack could do it. Don't you put those stupid ideas in the boy's head. He's going to do something better than this. Like what? Writing silly stories? I'm sorry, Abigail. Really, I am. I just thought if you wanted to earn some money... How many times do I gotta bury you, John Marston? Never. You ain't never burying me. It's legal work that I can handle. There's something else. Micah? Bounty hunting is one thing, but goddamn, Micah? I heard he was up country, or some fellow who sounded just like him. Killed a family, bar a little girl who escaped. Leave Micah alone. Listen, I'm sorry, Abigail. I came by because I was riding by chasing a fella, and I thought John wanted to earn some extra money. What is it? Abigail, we need the money. Some fella robbed his business. You know, an accountant or something. Came down from Rhodes, I believe. How much does it pay? It pays good. Well, the soft ones usually do. Okay, then. I guess. But Micah? No. All right. John Marston, let's go. Just you bring him back to me. You hear? Of course. I'm back, girl. You want to work? Let's... Andiamo a prendere sto cristiano. Segui Sadie. Vai. Mettiti sul cavallo e andiamo, Sadie. C'era da aspettarselo da Abigail che facesse storia. Dopo tutto quello che ha passato. We're going up into tall trees. Hey, it's nice of you to stop by and see the place. Finally. Abigail's back? With the boy? You must be so pleased, John. And the ranch? You were right. It's really something. I think I'm gonna ask her to, marry me. I got a ring. It was Arthur's. I found it in a bundle of things that I've kept. You're marrying Abigail. Or asking her, at least. Oh, my. I never took you for a romantic. No, me neither. But it's something I've thought about. And I think I know I want it. Okay. I guess I thought you were married already. Long ago. No, not really. Not officially. Well, I'm real happy for you, John. Being married, it made me real happy. Beh, in realtà non lo sapevo neanche io che John ancora non era sposato con Abigail. Quindi praticamente è una coppia rivoluzionaria per l'epoca, perché addirittura per avere un figlio, cioè, prima ci si sposava subito. We're cutting off the main track up here. A man's in need of post. Comunque, vediamo di cercare sto cristiano. So, we're coming up on where he's been seen. This
Boron accountant Marshall Thurwell been trying to live like an outdoorsman, camping out here. He's lucky the Skinner brothers ain't found him. Well, they might have. Up here. Must be it. Get down. Let's take a look around. Something's been here. Un accampamento. This looks... Looks like a bear. Something came through here. Fella left in quite a hurry. Che si fa? Here. Oh, he was from the south. Whoever he is. Then maybe he's our man. If he ain't become some bear's lunch. Yeah, looks like they went this way. Him or the bear? Both of them. Yeah. It's that way, I'd say. Great. Damn it! I lost the trail. Can you see which way he might have gone? Slow it down. Allora, vediamo un po'. Eccolo qua. Okay, I think I got him. Yeah, this way. Ah, di qua. Ok. It keeps going through here. There's a cabin up here. Eccolo là. Oh boy, that our fella? Maybe, but looks more like a local farmer to me. Or what's left of one. Is he gone? You Marshall Thurwell? That I am, ma'am. I'm here to arrest you on behalf of the state of Lemoyne. You're wanted for theft, fraud, and avoiding arrest. Is the monster still out there? No, I think he's gone. Come out! Come on. No shoes. Keep walking. Come on. I'm coming. Look out! Grillo. I think he's gone. Oh, fucking monster. Thurwell! Get out of here! Before I come in there, kill you myself! I'm coming. Pathetic. Waiting to see if that animal ate us? No, ma'am. That weren't it. Yes, it were. Come here. Come here. Fancourt. Thurwell, call yourself a man? Well, it's like Abigail says. That's one word for you. I can't believe we didn't kill that bastard. Gave him something to remember us by, at least. Ah! You all right, John? Yeah. Ah.
Just, we always find a way to almost get killed, don't we? Mm-hmm. That's kind of the problem. Maybe it wasn't right of me to bring you along on those really heavy things. Family man and all. Seeing all this, I don't know if I can do it again. I'm my own man, ain't I? I get to make those calls. I needed the money. You are your own man, sure. But I'm my own woman. And I get to say who I ride with. And I don't know if your ranch and your kid and your wife are things I want to be worrying about when I hear a gunshot. Yeah, fair enough. Those are fine new clothes, by the way. Yeah, I spend my cash on fancy clothes. Who's this up here? Is that... Are you Sadie Adlerman, the bounty hunter? Get off the road! Look, I got great respect for you professionally, but if that's Marshall Thurl there, me and my partner would like to split the reward. You're doing what? Get off the road! We was thinking you might need protection. I look like I need protection? Me and my partner, we're dead set on splitting that reward. And if not, well, we said we was gonna have to take all of it. You and your partner are just children. Don't get yourselves hurt now, son. I told you she wouldn't listen. Drop him! Idiots! Them bastards was green. If we didn't get him, someone else would've. This is a cold business, ain't it? Yep. It does require a certain level of detachment. You ever think if it's right? No. I just see orders on the wall, and I try and fill them. And if there's other bastards after the same orders as I am, I get competitive. It's called industry. And if you ain't noticed, everyone is out there doing it. I guess they are. You said earlier you knew something about Micah. You gonna tell me what you know? Are you sure you want to hear about him? Ain't all that back at your ranch enough? If I find him, I will handle it. Your bounties or transport work? That's your decision to bring me along or not. But Micah? That's something I gotta do. With or without you, Sadie. You know what I mean? Okay. I know. Well, I'm hearing things. A lot of things. Still, mostly just whispers, but I think you might be pretty close. When you hear something real, you bring it to me. Okay. I'll bring it to you. But you think about if this is what you really want. Everything you can get, and everything you could lose. I understand all of that. Dove of course I do. Passato. Okay, then. Oh. Damn it. Here we are. Let's get him to the jailhouse. Okay, hit you. Here, put him down. Go on. Get home to your wife. I'll let you know if I hear anything about Micah. You need a hand taking him in? Him? No, I'm fine. You sure? Yeah, I'll send your share to the bank when I get paid. Thank you. Un bastardo grande e grosso, ovviamente bronzo. Scusa, quanti soldi uno? $198, una miseriaccia per nulla. Gavin? Ho sentito bene, ragazzi? Aspetta, questo... Devo andarla a vedere, sto tizio. Dov'è che sta? Ho sentito un Gavin. È sparito.
O questo riappare e scompare a suo piacimento, sto cristiano qua. Dov'è? Va bene ragazzi, quel tipo praticamente si rivela e dilegua in una... Vedete, stanno ancora le frasi che stanno suonando, io non sono riuscito a trovarlo, una roba allucinante. Comunque ragazzi, per questa volta era tutto, la prossima volta ci andiamo a fare la missione con Jack. Lasciate i commenti e ci vediamo la prossima volta. Ciao!